pausa, visto che il direttore mi ha chiesto di essere qui accanto a lui, non ho nulla da aggiungere ovviamente rispetto a quanto dichiarato dal general manager. Colgo l'occasione, uno spunto però, siamo passati attraverso, ancora voglio dire, lo dirà il tempo e il campo se la bufera è completamente alle spalle o no, no? Siamo passati attraverso un periodo anche piuttosto lungo, molto difficile, lo sappiamo tutti. Però vorrei rilevare una cosa, perché siccome poi c'è qualcuno che ci gioca, ci marcia con delle cose che crede di vedere, ma si inventa, il direttore mi ha chiesto, accompagnami in sala stampa, non so neanche cosa dovesse dire. Ovvio che Valerio, perché proprio questo è il concetto, io sono come doveroso essere accanto al direttore, ma vorrei chiarire una volta e per tutte che se qualcuno sta sotto le righe provando a fare il giochino tipico di quando le cose vanno male, del frazionale, del divide e timpera, cade male, perché come eravamo tutti uniti a luglio, lo siamo stati anche attraverso la tempesta, lo siamo adesso e lo saremo, a partire dalle proprietà che Gian Cesare raccontò un secondo fa insieme a Giuseppe Campisi, tutto il consiglio di amministrazione, il vicepresidente Raffaele Monastero, il sottoscritto e poi chi opera, il general manager e tutti coloro i quali a vario titolo, a testa bassa, hanno continuato e continueranno a lavorare in umiltà e silenzio, eventualmente anche per rimediare gli errori che siano fatti. Poi il campo dirà se siamo stati bravi o meno bravi, ma che nessuno si inventi film fuori luogo, perché questa è una cosa che ho sentito da più parti. E siccome quando, come si dice, quando il porco va al macello tutti corrono col coltello, è bene chiarire un po' di cose. Come ci siamo detti in tempi anche più bui, qua se si affonda tutti assieme, e se si va avanti in paradiso si va tutti assieme. Questo deve essere chiaro, e tutti insieme anche col sorriso, questo deve essere chiaro, anche se a qualcuno questa cosa farà ben diventare un fegato così. Grazie. Grazie. Ah, scusami. No, pensavo. No, volevo dire una cosa soltanto. Il fatto che ad oggi, la seconda giornata di ritorno, striscia vincente con il secondo vittorio consecutivo, mi pare siete ancora a 2 punti dalla zona playoff, cioè, nonostante tutto il trambusto. Ma anche a 2 punti dall'ultima mi pare, perché mi sa che ha vinto Barcellona oggi, in trasferta. Sì, sì, ovviamente la domanda mirava un'altra osservazione, cioè il fatto che questo campionato equilibrato probabilmente meritava un po' più di approfondimento, nel senso che non si era brocchi prima, non si è fenomeni adesso, perché c'è un livellamento di valori. E quello che si diceva in estate, che il girone est fosse molto più giù da un punto di vista di livello tecnico rispetto a quello ovest, mi pare che sia adesso palese a tutti. Questo livellamento, come pensi possa essere combinato con un nuovo cambiamento, magari dove ci sono già degli equilibri che si erano già ricostituiti, magari possa creare qualche... Non lo so Valerio, io dico una cosa, proprio messaggiando col direttore prima della partita, perché c'è sto fatto che le partite sono alle 6, quindi le domeniche sono lunghe, no? Non arriva mai, allora che fai? Ti messaggi. Guardando lui a casa sua e a casa mia la partita di Biella Casale, dove Biella ha fatto a pezzi per Casale sostanzialmente, io gli ho scritto una cosa, non so neanche se condivide perché poi si è interrotta la conversazione. Attenzione, l'ho scritto io perché dal mio punto di vista i valori cristallizzati nella prima metà del campionato, non è detto, non ho certezze, che automaticamente ce li ritroviamo sulla seconda metà del campionato. Quello che ho detto tu, il campionato, la classifica è cortissima. Io non so se eravamo dei brocchi prima, di certo non siamo dei fenomeni adesso, perché comunque se guardi la classifica siamo là, e quindi quello è. Io faccio mio l'appello del direttore, ci stiamo ritrovando. Anche come atteggiamento mi fa piacere che il pubblico l'abbia notato, che i colleghi l'abbiano notato, e proseguiamo su questo filone tutti quanti assieme, perché guardate, come la guardi tu Valerio la classifica, la guardano tutti, e io ti dico che in settimana in Lega, ero in Lega, il general manager di Casale, mio amico Marco Martelli, eravamo appena reduci dalla vittoria a Casale, mi fa quella che io pensavo fosse una battuta, mi dice mi rode anche aver perso di 2 mentre qui avevo vinto di 1, quindi sono giù con la differenza canestri,
E gli dico, vabbè Marco, te con me la differenza canestri? Ha detto, guarda, vedrai, non è detto, la classifica è talmente corta che adesso non so cosa farete voi e cosa faremo noi, però nulla può essere escluso, ma d'altra parte i risultati lo dicono chiaramente, mi pare che Omegna e Biella, non volendo parlare della Viola, siano tra le squadre più in forma, lo dicono le ultime prestazioni, lo dicono gli ultimi risultati, e anche Barcellona che oggi ha vinto a casa al Pico. Grazie. Grazie. Grazie.